Riprendiamo il discorso relativo al viaggio in Grecia e ci spostiamo a questo punto a Corinto. La località che abbiamo cerchiato si chiama Arcaia Corinthos, che è in realtà la Corinto antica, perché è quella che è segnalata in questa mappa, cioè nella parte superiore, questa, è la Corinto moderna. La città antica, che è in questa parte, e corrisponde al vero sito archeologico, cioè a quella originaria. Mentre da questa zona di qua mostriamo la posizione dell'istmo di Corinto, il famoso istmo di cui ora parleremo. La zona di Corinto si situa in questo punto stretto. L'istmo misura circa 8 km, non è molto grande ed è un punto che da sempre ha catturato l'attenzione da un punto di vista geografico. E Corinto si situa proprio in una zona a ridosso di due punti diversi, due mari. Da una parte il mare Egeo e dall'altra parte l'istmo di Corinto, il golfo di Corinto, la parte più interna. Quindi con la possibilità di avere due porti e due accessi diversi. Ma andiamo con ordine nelle cose. Questo è l'istmo di Corinto. Dobbiamo dire che questa chiaramente è per come riusciamo a vederlo, la struttura moderna. Il taglio che venne effettuato sul finire dell'Ottocento, oggi probabilmente avrebbe anche bisogno di un allargamento. I costi chiaramente sono esorbitanti per intervenire. Anche perché rispetto al passato le dimensioni delle imbarcazioni sono enormemente aumentate, ma fatto sta che lì c'è un ponte, ci sono diversi ponti di passaggio e diversi punti di accesso dove risulta visibile. In realtà l'istmo di Corinto, appunto, nell'immagine precedente lo vediamo, diciamo, nel punto in cui passa la statale che collega Atene con Corinto ed è un punto molto alto. Poi, avvicinandoci, alla città, quindi siamo nella parte nord dell'istmo, a un certo punto, non troppo lontano da Corinto, dalla città nuova, ci troviamo in un punto più basso a livello proprio del mare. Ebbene, qui si riescono a vedere ancora i resti di un'antica strada. Questa strada che veniva chiamata Diolcos, questa strada era sostanzialmente un tracciato con cui gli antichi, già in epoca greca, riuscivano a trasportare piccole imbarcazioni, navi, ma non troppo grandi, su dei tronchi e riuscivano a trascinarle da una parte all'altra. Quindi era la modalità con la quale si metteva in secco un'imbarcazione e invece di dover impiegare parecchio tempo per fare tutta la circumnavigazione del Peloponneso, si poteva passare da un punto all'altro. Era un metodo geniale che dimostra già le grandi capacità tecniche. E aggiungiamo un altro elemento: ci fu un imperatore romano che ebbe l'ardire di voler costruire un canale e Nerone ci si impegnò davvero. Siamo attorno al 60 d.C. E a quel punto l'imperatore Nerone impiegò un numero considerevole di schiavi per iniziare l'escavazione di questo canale che avrebbe permesso il passaggio delle navi. Poi la morte prematura dell'imperatore interruppe quest'opera colossale che sarebbe passata chiaramente alla storia come un'opera incredibile da parte dei romani. Fatto sta che l'opera rimase praticamente incompiuta fino a quando poi non verrà eseguita effettivamente solo in epoca moderna. Qui ci spostiamo al Museo di Corinto. Dobbiamo dire che l'identità della città e l'importanza che ne dobbiamo dare in questa spiegazione risiede soprattutto nel collegamento che la città di Corinto ha con la cultura nostra occidentale, col fatto di aver creato ad esempio la città di Siracusa.
e molte altre città che ora vedremo. Questa è una delle sale del museo, infatti ritroviamo una delle monete siracusane anche qui, oltre ad altre monete con cui ovviamente la città otteneva degli scambi commerciali. E qui abbiamo le colonie di Corinto. Corinto ha creato la colonia di Siracusa, quindi i coloni sono giunti fino alla Sicilia, creando questo diretto contatto. Però, come vediamo, la maggior parte delle colonie si concentrano nella zona tra la Grecia e poi si spingono sino all'attuale Albania. La città di Corinto comunque mantiene una grande importanza storica, non solo, questo è un aspetto importante se lo vediamo col nostro punto di vista, ma la città di suo era una città potente e fondamentale. Dobbiamo raccontare, prima di andare ulteriormente avanti in questo racconto della città, dobbiamo partire da lontano. Partiamo intanto dal mito di Corinto, il mito fondativo. La zona di Corinto in sé, secondo la mitologia, fu oggetto di contesa tra la divinità dei mari Poseidone e Apollo. Queste due divinità si contendevano la zona di Corinto e per risolvere questo tipo di contesa fu chiamato uno degli ecatonchiri, Briareo. Briareo a un certo punto decise che la parte bassa della città sarebbe spettata a Poseidone, mentre la parte alta, che corrisponde oggi all'Acro Corinto, che è diciamo un colle che sovrasta e che permette di vedere un po' tutta la zona, ebbene quella zona invece sarebbe andata ad Apollo. Il dio Apollo poi l'avrebbe passato ad Afrodite, alla dea Afrodite. Infatti, non a caso, si ottengono anche dei riscontri di natura archeologica perché nella zona, nei pressi del canale di Corinto, si ritrova un tempio dedicato a Poseidone, un grande tempio dedicato a Poseidone. Invece nell'Acro Corinto troviamo i resti di un tempio dedicato ad Afrodite. Quindi, la mitologia, spesso e volentieri poi si collega alla realtà delle cose perché si creano i culti e i culti si sviluppano attraverso la presenza dei santuari e poi delle tradizioni che ci riportano le fonti antiche. In questo caso, questo è uno dei miti, ma il mito fondativo si collega invece a un personaggio che riconosciamo, che per noi è un po' più familiare, che è il mito di Sisifo. Sisifo fu il primo re di Corinto e la città di Corinto, per essere fondata da questo re, mancava di una fonte di acqua e Sisifo si mise a cercarla senza riuscire a trovarla. Però nella sua ricerca il mitico re praticamente si imbatté in Zeus. Zeus, che era con una delle sue amanti, la ninfa Egina, e il padre cercava la ninfa, gli si presentò, gli si parò davanti questo dio fluviale a Sisifo, e Sisifo, approfittando di questa occasione, chiese di ottenere qualcosa in cambio, e in cambio richiese l'ottenimento di una fonte di acqua che sarebbe servita per la città. Il dio concesse e poi egli raccontò l'accaduto. Ma il personaggio di Sisifo si interrompe qui nella storia di Corinto, poi prende una vita da sé perché di suo è un grande ingannatore, un personaggio che anticipa quello che è il ruolo del grande Ulisse. Appunto, poi, per i suoi inganni, per aver ingannato le divinità, a un certo punto verrà punito con il famoso supplizio di Sisifo, quello di portare un sasso, farlo salire da un monte e poi a un certo punto il sasso
rotolava giù e ogni volta la sua condanna era quella di ricominciare sempre da capo. Un dettaglio molto importante per questa città è la cosiddetta fonte di Pirene. Questa fonte, di cui si trovano dei resti archeologici a tutt'oggi, ve ne sono in realtà due. Una si trova sull'Acro Corinto e l'altra è una fonte, di cui ormai non c'è acqua, all'interno proprio del sito di Corinto, quindi nella parte più bassa, con rifacimenti di epoca romana. Ebbene, la fonte è al centro un po' di tutto il discorso che poi faremo. Perché? Perché a un certo punto, dopo Sisifo, passano le generazioni e arriviamo a Bellerofonte. Bellerofonte è il nipote di Sisifo. Ebbene, Bellerofonte era un grande eroe, una personalità forte che riusciva nel suo intento di andare alla ricerca di avventure. Ebbene, Bellerofonte uccise Bellero, che era il re di Corinto. Questo omicidio in realtà a lui gli fu suggerito di purificarsi e per fare ciò andò a Tirinto. A Tirinto entrò nella corte di Preto, del re Preto. Venne accolto e nel corso del tempo, mentre faceva la sua purificazione, fu adocchiato dalla moglie del re Preto, Stenebea. La moglie provò a sedurlo, ma il ragazzo non cedette. Allora la moglie, per ripicca, disse al marito che era stata abusata da parte dell'ospite, che l'ospite aveva preso piede da questo punto di vista. Il re, molto arrabbiato, non se la sentì di ucciderlo come richiedeva la moglie, perché uno degli aspetti importanti della cultura greca è la cosiddetta xenia, cioè il riconoscimento del rispetto dato agli stranieri. Ebbene, a questo punto si tolse il problema, lo mandò in Licia dicendo di consegnare una lettera al re Lobate. A questo re era stata designata la richiesta dell'uccisione di Bellerofonte, ma neanche l'altro re se la sentì. E allora la cosa che fece fu quello di provare a farlo morire facendogli compiere una missione davvero complicata, quella di uccidere la Chimera, questo mostro che era difficilissimo da uccidere, era invincibile. Ebbene, Bellerofonte prese molto sul serio la cosa e cercò tutti i sotterfugi per poter ottenere la vittoria sulla Chimera. E cosa fece? Gli fu suggerito di catturare il cavallo Pegaso, perché in quel modo avrebbe avuto la forza e la possibilità veramente di sconfiggere la Chimera. Ma Pegaso non si faceva domare, era un cavallo completamente libero, e allora gli furono donate delle briglie d'oro che avrebbe messo al cavallo e a quel punto l'avrebbe potuto domare. Ma come catturare questo cavallo che era effettivamente difficile da riuscire a scovarlo? E si sapeva che questo cavallo si abbeverava alla fonte di Pirene, proprio quella fonte di cui abbiamo parlato prima, a Corinto. Allora tornò a Corinto e riuscì a catturare a un certo punto questo cavallo e, attraverso il cavallo alato di Pegaso, riuscì anche a risolvere il problema della Chimera. Il mito poi chiaramente va molto più avanti, ma ci allontaneremmo dal focus che manteniamo su Corinto. E a questo punto andiamo avanti, perché Corinto è piena di miti che sono passati in questa città.
L'altro mito che si frappone è quello di Edipo. Il mito di Edipo, di suo nasce a Tebe, però viene cacciato da bambino dal padre e viene lasciato nei boschi e a un certo punto viene recuperato da un pastore e portato alla corte di Corinto. Edipo crescerà senza sapere bene le sue origini, il mito poi lo racconteremo più avanti, fatto sta che lui viene accolto alla corte di Corinto, da cui poi a un certo punto si allontanerà per giungere al suo destino quando andrà nella città di Tebe. L'altro personaggio che giunge a Corinto invece è Giasone. Giasone che è andato alla ricerca del vello d'oro. È andato nelle terre lontane della Colchide, torna con Medea. Egli ha fatto due figli con Medea, però giunto alla corte di Corinto, vede la figlia del re, la figlia Glauce, e decide di sposarla. Medea chiaramente è innamorata di Giasone, però è completamente contraria a questo gesto e allora medita la sua vendetta. La sua vendetta sarà quella di regalare una veste proprio a Glauce. A quel punto, però, la veste sarà avvelenata, ci cioè sarà un sortileggio che, secondo alcune fonti, prenderà fuoco, secondo altri, la veste è avvelenata. Fatto sta che Glauce muore e con essa muore anche il re che la seguiva per riuscire a salvarla, ottenendo la prima vendetta, l'altra vendetta invece contro l'ex compagno la otterrà uccidendo i propri figli. Questo grande dramma poi si risolverà attraverso la dipartita di Medea in un carro di fuoco offerto dal dio Helios che la condurrà fino ad Atene. Quindi, come vediamo, Corinto è una città che è interessata da molti miti variegati, diversi e che si ritrovano poi anche in molte delle tragedie. Ma andiamo avanti. L'altro aspetto che dobbiamo raccontare è il fatto che Corinto, da un punto di vista proprio storico, era una città di commerci, era una città florida, tanto che poi creò appunto le varie colonie e una volta che sopraggiunse la conquista romana, divenne anche la città in cui passò San Paolo. San Paolo vi giunse in uno dei suoi tanti viaggi, tanto è vero che esistono le lettere ai Corinzi, e quando giungerà sul posto creerà un po' di scompiglio. Ne parlerò più avanti quando giungeremo proprio alle immagini relative al sito. Per ora vado ancora oltre con la prossima immagine. Questa immagine di questo cavalluccio la riporto perché è una statuina molto presente a Corinto, ma è la stessa forma, la stessa statuina che ritrovate anche nella città di Siracusa. Chiaramente le due influenze culturali, si frappongono. In realtà questa statuina è di epoca pre-greca, quindi è molto più antica della colonizzazione greca, però le due culture comunque mantengono questo filo conduttore e se andate al Museo Archeologico di Siracusa trovate diverse di queste statuette, soprattutto proprio nelle aree del Siracusano ve ne sono diverse che collegano molto alla madrepatria e in questo caso a Corinto. Questa è un'altra parte del museo. Il museo in prevalenza possiede moltissimi reperti di epoca romana. Probabilmente è anche la fase dove la città ha conosciuto il suo apogeo veramente, perché divenne un importante centro commerciale e di scambi commerciali soprattutto. Questo è un bellissimo mosaico di epoca romana. Questa è la testa della dea Tiche. E qui andiamo avanti,
perché anche qui troviamo qualcosa che in realtà riguarda e si collega di più ad Epidauro, che sono gli ex voto per le persone che hanno ottenuto un vantaggio da una qualche divinità. Ecco, vedete anche le varie forme proprio del corpo a dimostrare come la divinità è riuscita ad agire su quella parte, salvando quella parte del corpo. E qui vediamo il tempio di Apollo. Mi soffermo sempre per partigianeria, perché una cosa da dire è che nel corso del viaggio si ritroveranno moltissimi elementi che si ricollegano alla mia città natale. Anche questo tempio di ordine dorico è praticamente il medesimo che si ritrova nella città di Siracusa, che è anche il più antico tra i vari templi. Quindi chiaramente i fondatori, i primi coloni, si rifecero molto a quello che era la madrepatria e quindi a questo tempio importante che è presente all'interno del sito archeologico. Questi sono i dettagli. Il capitello è perfettamente uguale, con una colonna monolitica, così come si ritrova anche a Siracusa. E questa è la veduta del tempio, ma di sfondo notiamo l'Acrocorinto, che è l'altra zona di cui abbiamo parlato, relativa alla città, quindi la parte alta. E questa è la cosiddetta bema. La bema era una parte dell'agorà romana, dell'agorà della città, poi adattata in epoca romana, e qui è il luogo dove San Paolo parlò e cercò di diffondere il cristianesimo ai romani. Chiaramente la sua presenza in città creò un po' di scompiglio, e tanto è vero che fu denunciato da parte delle stesse comunità ebraiche, per cui egli stava diffondendo una visione religiosa completamente diversa. Chiaramente questo aspetto avviene perché ancora le comunità cristiane non sono perfettamente distinguibili rispetto alle comunità ebraiche. Ancora è tutto in avvenire, finché poi a un certo punto la separazione diventerà netta e le due comunità risulteranno nettamente scisse. Però questo è il luogo storico dove giunse San Paolo. Tanto è vero che nella parte superiore vi fu poi costruita nei secoli successivi una chiesa di cui ci sono alcuni resti. Questa è un'altra parte, sempre della Bema, e qui abbiamo la visione della fonte di Pirene. Questa è la fonte inferiore, quella del sito archeologico di cui stiamo già parlando. Sicuramente la parte, diciamo, fondativa della fonte è di epoca greca, chiaramente, però ci sono dei forti rimaneggiamenti di epoca romana. Lo vediamo, lo stile è chiaramente di epoca romana. E questa è una delle strade principali di Corinto. Questa è una strada commerciale, ai lati si trovano tutti i vari negozi. E questa è la fonte di Glauce. Chiaramente il nome viene dato collegandosi al mito di cui abbiamo parlato, la famosa figlia che viene uccisa da Medea tramite un sortileggio. E qui invece vediamo i resti dell'Acrocorinto. Chiaramente quest'area venne interessata non solo in epoca greca, ma anche nelle fasi successive come luogo di difesa. E quindi quello che vediamo attualmente sono delle fortificazioni di epoche già medievali, perché effettivamente poi Corinto divenne un luogo fortificato. E quale luogo migliore come l'Acrocorinto per poter avere una visuale strategica su tutta l'area. Vi ricordo poi che lì non mi sono soffermato più di tanto nella visita, sono arrivato solo nella parte alta
da cui si poteva vedere un pochettino tutta l'area e la città di Corinto nello sfondo, che è chiaramente molto sganciata rispetto all'area archeologica di diversi chilometri. A questo punto ci spostiamo nella località successiva, cioè Micene. Qui siamo proprio nel cuore del Peloponneso. Come vedete, la città di Micene si trova a poca distanza da Argos, che è più giù, ma vedrete, questo è Argo e questo è anche Tirinto, la zona di Tirinto. Questa è Nea Tirinta, comunque è qui, proprio in questa zona, la città di Tirinto. E qui troviamo invece Nauplia. Ebbene, la città di Micene ha un ruolo molto importante nella storia. Abbiamo parlato precedentemente, abbiamo sfiorato l'argomento di Micene in realtà attraverso i reperti archeologici del Museo di Atene. Beh, di questa città possiamo dire che la sua fondazione, proprio come, anche come civilizzazione intendiamo, è datata attorno al 1600 a.C. Quindi tra il 1600 e l'anno 1000 a.C. si situa la civilizzazione proprio di Micene. Perché diciamo questo? Perché un po' come c'è stata la civiltà cicladica, qui a un certo punto c'è un cambio di passo proprio da un punto di vista stilistico, da un punto di vista di differente civilizzazione, e la città di Micene ha influenzato molto la storia e i commerci anche delle varie parti. L'abbiamo visto appunto in quell'immagine dove si vedeva i vari reperti ritrovati nelle varie parti dell'Europa più o meno lontana. E come avevamo già detto, effettivamente i collegamenti anche con la terra di Sicilia sono abbastanza evidenti. Vi mostro per esempio questa immagine, che è quella del pa cosiddetto palazzo dell'Anactoron, che si trova a Pantalica, in provincia di Siracusa, quindi siamo in Sicilia. Questo edificio è stato costruito, secondo le teorie più accreditate, da una manodopera micenea, perché in effetti tutto quello che c'è dintorno, insomma, sono al massimo capanne, quindi si nota anche una differenza in quell'epoca, nell'epoca della sua costruzione, tra le capacità proprio tecnologiche dei micenei, che erano molto più avanzate, e quella delle antiche popolazioni siciliane, dei Siculi, che erano molto più indietro e che arrivavano sostanzialmente alle capanne e che quindi hanno dovuto richiamare maestranze da Micene. Ma questo dettaglio io lo sto aggiungendo semplicemente per dire che comunque la civiltà micenea ha influenzato parecchio quello che è stato lo sviluppo anche culturale e dei ritrovamenti nelle zone delle cosiddette colonie greche, quindi nella Sicilia, nell'Italia meridionale in genere. E quindi arriviamo al sito. Ora, tramite questa immagine dobbiamo anche introdurre un altro concetto importante: non c'è solo la datazione storica. Tra l'altro, Micene è una città che noi considereremmo più antica rispetto a Tirinto, ma Tirinto in realtà è più antica. E ce lo dimostra questo anche la mitologia. La mitologia stessa parla del mito fondativo di Micene che è avvenuto dopo la città di Tirinto, perché il mitico re fondatore della città di Micene è il mitico Perseo, l'eroe greco Perseo, da cui la stirpe dei Perseidi. Ebbene, Perseo aveva preso il trono di Tirinto. Lui proveniva in realtà da Argo, dalla città di Argo, quindi ne parleremo successivamente di quel tipo di mitologia e come si è giunto poi al trono di Tirinto. Bene, prende il trono di Tirinto e decide di fondare la città di Micene. La città di Micene, che viene inizialmente governata da Perseo, poi c'è il cambio di generazioni e attraverso una serie di lotte dinastiche, siamo sempre nell'ambito della mitologia, entrano i cosiddetti Atridi, dove il re Atreo sarà poi il padre delle due figure importanti che rientrano a questo punto nell'Iliade, che sono la figura di Agamennone e di Menelao. Questi due re
di cui Agamennone era il re di Micene, mentre Menelao era il re di Sparta. Queste figure rientrano perché sono le figure principali della spedizione dei Greci contro la città di Troia. La spedizione avviene sostanzialmente perché si era creata una lega, un patto tra re della Grecia e a fronte di questo affronto fatto a Menelao, cioè il rapimento della moglie Elena da parte di Paride, principe troiano, a quel punto parte la spedizione dei Greci. Quindi, come vediamo, la parte della spedizione ha un nucleo consistente che comincia dalla città di Micene e poi giungerà sino alle porte della città di Troia. Ebbene, questa città praticamente ha questa impronta molto forte. E poi cosa succede? Avviene la guerra, le vicende le conosciamo, quella del cavallo di Troia. Al termine della guerra di Troia c'è il ritorno a casa di Agamennone. Agamennone torna a casa, però la moglie non lo accoglie bene, perché quando doveva partire il re Agamennone e tutta la sua spedizione, era avvenuto un fatto molto spiacevole. Il fatto era l'uccisione della figlia Ifigenia. Ifigenia era stata uccisa perché c'era una divinità contraria alla partenza dei greci nei confronti dei troiani. C'era una bonaccia, le navi, insomma, non riuscivano a prendere il largo e per rompere questa bonaccia c'era bisogno di un sacrificio, il sacrificio di Ifigenia. Sacrificio che avverrà, Ifigenia morirà. E di conseguenza i greci a quel punto potranno partire. Ebbene, questa morte improvvisa, della figlia non verrà mai digerita dalla moglie di Agamennone, Clitennestra. Clitennestra manterrà un rancore nei confronti del marito e medita la vendetta che sarà l'uccisione. Ebbene, Clitennestra avrà un amante che è Egisto. E questo amante che ha mantenuto in tutto il periodo in cui il re è andato via per la guerra, al suo ritorno, assieme all'amante Egisto, organizza la morte del re. E il re quindi viene fatto fuori nella vasca da bagno e poi la vendetta, la controvendetta, avverrà più avanti quando il figlio Oreste a quel punto ucciderà entrambi. Quindi poi a quel punto si conclude il ciclo in questo modo. Tutte queste tragedie rientrano nelle tragedie greche. Questi sono dei miti che vengono poi rappresentati. Ad ogni modo andiamo avanti nella nostra storia, terminiamo il lato mitologico ed entriamo proprio nel lato delle immagini, di quello che vediamo in questi luoghi. Bene, da questa immagine, per esempio, notiamo a distanza il sito di Micene e quello che viene visto è che essa sorge su una rocca, su un punto alto, e tutto intorno vi sono le famose mura di Micene, mura composte da pietre molto possenti, che ora vedremo. Questa rappresentazione è un dipinto murale, rappresenta uno scudo miceneo, che ha questa forma ad otto e che richiama la pelle dei bovini. Chiaramente è un richiamo al fatto che loro sicuramente utilizzavano la pelle dei bovini proprio per difendersi rispetto a quello che saranno poi successivamente gli scudi dei Greci di forma perfettamente circolare e in materiale metallico, quindi ancora più pesanti rispetto a questi qui che erano molto più semplici. E qui invece vi faccio notare questa rappresentazione degli ideogrammi della lineare B, la scrittura lineare B. Se notate, sia uomo che donna hanno questa rappresentazione. Se voi
vi collegate mentalmente al fatto che molte volte nei bagni vengono rappresentati con dei simboli molto stilizzati sia l'uomo che la donna. L'uomo in genere viene rappresentato come un triangolo verso il basso perché ha le spalle larghe e il bacino più stretto, come in questo caso, e la donna invece viene rappresentata come un triangolo al contrario, dove praticamente la donna ha la gonna in questa rappresentazione. La curiosità è proprio questa, di ritrovarla nella stilizzazione della lineare B, questo tipo di simbologia che sembra essere proprio quasi un archetipo che si porta avanti nel tempo. E qui andiamo alla famosa Porta dei Leoni. Questo è appunto l'ingresso della città di Micene. Come vi avevo già accennato, noterete la presenza di queste grandi rocce di grosse dimensioni. L'aspetto curioso di questa città, con la sua Porta dei Leoni, che sono rappresentati come stiamo vedendo, è anche la similitudine con la città di Attusa. Questa città si trova in Turchia attualmente. Era in realtà la città della civiltà degli Ittiti. Come vedete, anche questa si chiama Porta dei Leoni, la rappresentazione è leggermente diversa, però la sensazione è molto simile. Sicuramente tra i Micenei e gli Ittiti ci sono stati degli importanti scambi commerciali, testimoniati tra l'altro anche dai molti reperti presenti all'interno del Museo archeologico di Atene, quindi mi sembra evidente. Ma quello che possiamo ipotizzare è anche una vicinanza, un'affinità anche nei termini costruttivi tra le due città, che come vedete sembrano veramente somigliarsi proprio al loro ingresso. Ma ritorniamo nuovamente a Micene, come vedete un'altra immagine delle sue mura. Ecco qui. E poi, subito all'esterno rispetto alle mura, vediamo questa immagine di una delle tombe circolari. Questa tomba circolare in particolare fu scavata da Schliemann ed è qui che furono trovate la maggior parte dei reperti, tra cui la famosa maschera di Agamennone e tanti altri. Questo luogo quindi assume una grande valenza, una grande importanza anche da un punto di vista storico, perché è da qui che insomma è partito poi tutta quella passione archeologica che ha ricostruito la storia della Grecia prima dei Greci. E qui siamo nella parte superiore, nell'Anactoron, proprio nel palazzo del principe Miceneo, perché è il punto proprio più alto da dove si vede tutta la vallata circostante. Questo è uno degli ingressi secondari di Micene, così possenti con le sue rocce, e qui ci spostiamo all'esterno delle mura perché siamo in una delle tombe. Le due tombe vicino Micene sono chiamate tomba di Egisto e tomba di Clitennestra. È chiaro, non ci sono delle fonti certe per definirle come tali, però si ipotizza che se la mitologia è la rappresentazione di un aspetto storico, di una vicenda storica reale, è chiaro che due personalità che comunque avevano a che fare con la corte saranno stati seppelliti in tombe monumentali e comunque fuori dalla città di questa levatura. Ciò che io vi faccio notare è anche un dettaglio di questo ingresso della tomba che sicuramente aveva una chiusura importante, sicuramente una pietra, e la svasatura laterale della porta che permetteva l'accompagnamento della pietra. Ebbene, questo stesso stile lo ritroviamo in moltissime tombe sicule della Sicilia, proprio come carattere costruttivo più che come un senso pratico, vengono fatte proprio questi diversi dislivelli costruttivi proprio all'interno dell'apertura, sempre per ricalcare le vicinanze, le affinità culturali.
qui abbiamo un'immagine dell'interno della tomba e invece ci spostiamo a questo punto nella località successiva, cioè la città di Argo. La mitologia di Argo in fondo non è una mitologia molto appassionante, tanto quanto lo può essere quella di Micene o per esempio di Corinto. È più che altro una storia fatta di successioni. Tuttavia, vi ritroviamo un mito molto importante perché in una delle varie successioni abbiamo il re Acrisio. Il re Acrisio era il padre di Danae. Danae era la madre di Perseo. Ora, la particolarità di questo legame consiste nel fatto che il re Acrisio aveva avuto una profezia che diceva che il figlio di Danae lo avrebbe ucciso. Per questa ragione, il padre mantenne sempre chiusa la figlia in modo da evitare che potesse avere un contatto con altri uomini. Però alla fine avvenne comunque una nascita perché in realtà Danae rimase incinta di Zeus. Ebbene, nacque quindi un eroe, l'eroe Perseo. Perseo lo conosciamo come l'eroe che ha sconfitto la Gorgone, la Medusa, ma nel momento in cui comunque emerse la figura di questo figlio, il figlio si allontanò, andò a fare le sue avventure e dopo alcuni anni tornerà nuovamente ad Argo ad incontrare il re Acrisio, suo nonno, per rassicurarlo, per dirgli che comunque, per quanto la profezia fosse stata avverata anni prima, in realtà lui non aveva alcuna intenzione di ucciderlo. E quindi gli animi si rappacificano e lui decide di partecipare a una gara. In questa gara col lancio del disco. Ebbene, il destino in questo caso voleva la morte e il disco lanciato dallo stesso Perseo devia dalla sua rotta, arriva nella tribuna e colpisce proprio il re Acrisio. Lo colpisce e dopo alcuni giorni lo manda a morire. Questa morte in realtà sconvolge Perseo e non solo, in teoria lui avrebbe dovuto ereditare il trono di Argo, ma lui lo rifiuta. Lo rifiuta, lo scambia con uno dei suoi fratelli, con Megapente, e a quel punto accetta invece il trono di Tirinto. Da cui poi ci ricolleghiamo al fatto che dopo essere diventato re di Tirinto, egli creò la città di Micene. A questo punto invece entriamo nell'aspetto più storico della città. La città, in fondo, Argo, nella prima parte della storia greca, aveva sempre mantenuto un ruolo egemone su tutto il Peloponneso. Era la città che aveva realmente dominato nella prima parte della storia greca. Poi una serie di lotte l'hanno logorata, sono cominciate le sconfitte e praticamente il ruolo di Argo è vistosamente sceso, è diventata sempre una città che comunque si manteneva nel corso della storia, aveva sempre un certo ruolo, ma avendo una popolazione ormai ridotta di parecchio a fronte delle gravi sconfitte subite, praticamente rimarrà sempre una città completamente secondaria perché ormai l'egemonia era stata presa da Sparta e da Atene nell'area. Poi subentrerà il dominio romano e comunque Argo rimarrà sempre molto nel cuore di quello che saranno anche i vari imperatori romani, tanto è vero che in città troviamo anche una serie di opere che ora vediamo. La prima cosa che si può vedere arrivando ad Argo, cioè la parte più importante, è l'area archeologica con il suo teatro. Questo teatro che è ricavato proprio dalla collina di Larissa, dal monte Larissa, è scavato nella roccia
Non ci sono grandissimi resti di natura archeologica, a parte questo teatro molto vistoso e monumentale. Probabilmente molto si dovrebbe scavare, ma l'area archeologica, insomma, è poi coperta nelle restanti parti dalle costruzioni moderne e quindi non diventa un'operazione facile, però si trovano qua e là delle opere interessanti, come questo che in realtà è un ninfeo di epoca romana. Lo si trova proprio a ridosso del Monte Larissa, è un monumento di facile accesso, anche se non molto considerato da un punto di vista turistico. La città di suo vanta come attrattiva sostanzialmente il teatro, poi non è una città di grande richiamo turistico. Questa è la prospettiva dal monte dove si vede la città e nello sfondo abbiamo la città di Nauplia. Qui abbiamo un bassorilievo di epoca greca, attorno al IV secolo a.C., che rappresenta da un lato un cavaliere, un serpente e probabilmente o un'anfora o uno strumento musicale, non è molto chiaro. E questa è una prospettiva del teatro, presa lateralmente, con i vari gradini scavati nella roccia. Ecco qui. Come vedete, molto dello sfondo poi rientra in opere di epoca romana, perché comunque molti degli interventi furono successivi e sono quelli che sono poi rimasti maggiormente nella città. Qui invece ritroviamo praticamente una parte dell'acquedotto di Adriano. La città soffriva del problema dell'acqua e l'intervento dell'imperatore Adriano ha permesso l'arrivo di questo acquedotto, che è ancora visibile, chiaramente non funzionante, ma è ancora visibile nella parte intermedia del Monte Larissa. E poi qui ci spostiamo invece a Nauplia. Questa località in realtà è una località semplicemente turistica, non siamo molto lontani dalla città di Argo, l'abbiamo visto nella mappa. È una località sostanzialmente di relax, di svago, lo si vede anche da queste belle immagini con queste case. Il posto è davvero incantevole. Ritroviamo anche una chiesa cattolica, perché chiaramente le chiese sono di rito ortodosso greco, e addirittura un'iscrizione proprio in italiano. Come vedete nella parte bassa la rappresentazione della posizione di Nauplia, qui abbiamo Argo e a questo punto ci spostiamo invece a Tirinto. Torniamo anche in questo caso al mito, prima di passare al sito in sé. Il mito si ricollega ad altri miti che conosciamo. Intanto quello che abbiamo detto un momento fa, cioè il fatto che il trono di Tirinto venne preso da Perseo, il quale lo scambiò rispetto a quello di Argo, prese quello di Tirinto e a quel punto poi fonderà Micene partendo da Tirinto, perché effettivamente le due città sono culturalmente uguali. E poi ci riferiamo anche all'altro mito che è quello di Bellerofonte. Abbiamo ritrovato Bellerofonte che aveva commesso un delitto a Corinto e andò per espiare le sue colpe a Tirinto presso il re Preto. Ma alla corte del re Preto, la moglie del re stesso, Stenebea, provò a sedurre Bellerofonte, non ci riuscì e lo accusò di essere stata lei sedotta dallo stesso Bellerofonte, e quindi poi si svilupperà quello che abbiamo già detto: Bellerofonte andrà in Oriente e andrà a sconfiggere la Chimera. Quindi il mito lo ritroviamo anche in questo caso, ma non c'è solo questo, c'è anche un mito che si lega al passaggio
di Eracle. Eracle, per espiare a sua volta le sue colpe, si metterà a disposizione del re Eurimedonte. Questo re praticamente sarà il re che gli farà compiere le famose 12 fatiche. E quindi a quel punto partirà Eracle muovendosi attorno alla Grecia per compiere le sue famose 12 fatiche che partono proprio da qui, di cui poi lo ritroviamo di ritorno a un certo punto. Uno dei miti racconta anche che sempre Eracle ucciderà, col fatto che una delle sue 12 fatiche era quella di ritrovare i buoi del re, alla ricerca di questi buoi che erano stati praticamente rubati, a un certo punto, in un attimo di follia, sulle mura di Tirinto egli getterà Ifito, un'altra figura che con lui stava cercando i buoi, e in un attimo di follia penserà che sia lui colui che ha rubato i buoi del re e lo getterà dalle rupi. In realtà dalle mura di Tirinto, che rientrano in questo caso come importanza anche storica. E vediamo questo sito e queste mura. Queste mura sono molto simili a quelle che abbiamo già visto a Micene, sono cosiddette mura ciclopiche. E il termine di mura ciclopiche già praticamente proviene dall'epoca romana, quando Pausania, il periegeta, visitando questi luoghi nel secondo secolo d.C., già rimarrà veramente stupito, perché egli stesso dirà: ma come sono state erette queste mura così grosse, che probabilmente neanche un carro con due buoi riuscirebbe a spostare ogni singola pietra. E pertanto egli considererà l'ipotesi che siano stati costruiti dai giganti, dai ciclopi. E in effetti la tradizione fondativa di Tirinto parla che le mura furono fondate dai ciclopi, così alla stessa stregua per Micene. E difatti, diciamo, girando in questo sito, per cui si rimane sostanzialmente impressionati proprio per la potenza e la possanza di queste mura, in realtà non possiede molto. A parte questo, che è una delle parti più spettacolari, in questo passaggio, con questo anche schema costruttivo che ritroviamo poi nei vari ponti micenei. Se vi ricordate, in precedenza ne abbiamo visto uno, l'apertura aveva proprio questa forma. E questa è la parte superiore del sito di Tirinto. In realtà questo sito è un sito UNESCO, è molto importante, però è un po' deludente per certi versi, perché è poco spettacolare. Prende tutte le attenzioni sostanzialmente micene, per cui hai un po' tutto, hai molta più storia. Tirinto ha una storia ancora più antica, però in realtà meno resti. E sconta quindi la vicinanza di un sito ancora più famoso e per questa ragione è meno frequentato, ecco, possiamo dire semplicemente questo, ma non è meno importante da un punto di vista storico. E qui invece ci spostiamo in un'altra zona a ovest di Argo, nella località di Ellenikon si chiama. E in questa località ritroviamo un'altra delle famose piramidi greche. Ne abbiamo già vista una che era molto malandata, questa è tra le migliori, è ben messa, fa notare in maniera evidente la sua forma, anche costruttivamente, con questa disposizione di rocce in maniera poligonale. E notiamo che in questo caso più specifico questa piramide in realtà sembra più che altro avere una funzione di vedetta, non solo perché il punto proprio è tale che permette di vedere un panorama su una zona abbastanza vasta, ma anche proprio questa presenza di questa porta, che chiaramente sarà
una modifica probabilmente successiva. Non ci sono tanti elementi per poter affermare più di tanto. Comunque c'è una stanza al suo interno, chiaramente proprio evidenziata, c'è proprio la porta d'ingresso, quindi possibilmente è stata modificata, però permane il mistero su questo tipo di costruzioni che ci sono rimaste.